Grazie, grazie per la presentazione. Sì, spero di rispondere a queste aspettative così alte. Allora, io ho preparato, come dicevo, una lezione con l'approccio del giurista, ma normalmente sono abbastanza abituato a parlare a persone che non hanno una formazione giuridica alle spalle, quindi cambia molto, perché normalmente il diritto d'autore, se voi lo vedete nei percorsi classici universitari, giurisprudenza, perché è lì che si studia, è all'ultimo anno. E quindi un qualunque manuale di diritto d'autore che trovate in una libreria universitaria dà per scontato che voi abbiate fatto 15 esami di diritto, almeno 20 esami di diritto. Io cerco di fare il contrario, cioè cerco di parlarne a persone che magari hanno un'infarinatura giuridica, però insomma un bel po' diversa da aver fatto 15-20 esami strettamente giuridici. Magari tra di loro c'è qualcuno che viene, no, nessuno sì, che ha fatto qualcuno. Una cosa che devo dire per chiarezza è che hanno dei passati diversi. Esatto. Per molti le cose che diciamo sono anche delle ripetizioni, ma loro ce lo perdonano perché sanno che poi in cambio hanno invece un arrotondamento su cose su cui non sono. Sì, esatto. No, ma poi magari l'argomento è lo stesso, ma il modo di esporlo è diverso, quindi il mio approccio magari è leggermente diverso, e poi me lo farete notare voi. Vedete, sì? Ok, questo sono io, è già stato detto tutto, ve lo lascio nelle slide. E queste sono le due creazioni più recenti, perché visto che l'argomento del momento è questo, puoi forse mancare anche tu di fare anche tu un libro sull'intelligenza artificiale, perché ad oggi se non hai almeno un libro sull'intelligenza artificiale nel tuo palmarès non sei nessuno, quindi... No, io non lo scrivo perché arriverei comunque in ritardo, sono l'internet explorer del marketing delle idee. No, volevo dire invece che l'autore artificiale è nella bibliografia Perfetto. Del corso, e quindi qualcuno potrebbe decidere di fare la tesina proprio su questi temi, perfetto. L'altro è fresco perché è uscito 2 mesi fa, a febbraio, ed è una pubblicazione che ho curato io per ISIA Firenze, che è l'accademia dove insegno a Firenze, una scuola di design, e quindi abbiamo visto come l'intelligenza artificiale impatta sul mondo del design, della progettazione più specificamente. E io ho fatto un capitolo all'interno sempre sulla questione giuridica, che un po' va a aggiornare le cose che ho detto a giugno del 2023, perché sembra giugno 2023 sembra recente, ma cioè, su questi temi vai ad una velocità tale per cui non riesci a starci dietro, e quindi dovresti aggiornare i libri mese per mese. Quindi ecco, se volete avere una panoramica su come funziona il diritto d'autore legato al mondo dell'intelligenza artificiale, dovreste fare un po' un tutt'uno del primo libro che è già stato messo in bibliografia, e il capitolo che c'è all'interno di questo, che comunque si trova anche lui sotto licenza CC. A breve lo diffonderemo su tutte le varie piattaforme. E poi comunque alla fine della lezione di oggi ho tenuto 2 approfondimenti concordati con Antonio, che sono proprio uno sull'intelligenza artificiale generativa e uno sugli NFT, verso la fine, perché comunque dovete farvi un minimo di infarinatura su come funziona il diritto d'autore. Qua ci sono i riferimenti per seguirmi, molto, come ha già detto, sono molto attivo. Vabbè, Twitter, mi sono dimenticato che ha cambiato nome, però è rimasto come Twitter. Introduzione e scenario, cioè cerchiamo di capire in che seminato ci muoviamo. Innanzitutto un chiarimento terminologico. Perché voi avete sentito parlare di questi tre termini, avete sentito utilizzare questi tre termini, copyright, diritto d'autore, proprietà intellettuale, ma in modo magari un po' fumoso, senza capire bene che differenza c'è. Allora, dobbiamo scegliere se vogliamo fare i pignoli o se vogliamo fare, come dire, ci accontentiamo di un certo livello di approssimazione. Se ci accontentiamo di un livello di approssimazione che può essere divulgativo, giornalistico, da intervista su Rai 3, no, ecco, va benissimo usarli come sinonimo, ok? Quindi non c'è problema, lo si fa anche adesso. Se voi cercate su un dizionario generico copyright, una traduzione vi dice diritto d'autore, e viceversa. Ma senza essere dei grandi geni della lingua inglese lo capite da soli che non è copyright, non sarebbe letteralmente diritto d'autore, è diritto di fare copia. E quindi già stiamo dicendo una cosa diversa, e soprattutto abbiamo a che fare con degli istituti giuridici diversi. Uno fa parte del mondo anglo-americano, quindi del diritto anglo-americano di common law, e l'altro invece è figlio del nostro diritto, del diritto francese, europeo, continentale, italiano, tedesco. E hanno 2 approcci diversi, nel senso che uno mette al centro il concetto di copia, di fare copie, di riprodurre copie, e l'altro mette al centro l'autore, la persona che crea. So che sul concetto di autorialità è già stato detto
qualcosa oggi stamattina, e all'interno del mio libro che è stato messo in bibliografia, il primo capitolo è tutta una riflessione sul concetto di autore artificiale, nel senso l'autore che non è più solamente umano, è molto ibridato con processi automatizzati, con la macchina, con il software, e quindi pone una serie di quesiti e di interrogativi non da poco per il diritto. Ma poi c'è anche proprietà intellettuale. Proprietà intellettuale, altro termine che rischia di fare un po' polpettone, perché sì, esatto. Proprietà intellettuale ci fa star dentro anche cose che col diritto d'autore c'entrano davvero poco, tipo la concorrenza sleale, tipo i brevetti per invenzione. Però si usa molto anche quello, soprattutto in ambito anglo-americano, intellectual property. Si usa soprattutto nei grandi studi legali per definire tutto quel dipartimento di avvocati che si occupano di tutta quella roba lì, no? Quindi i marchi, i brevetti, la concorrenza sleale, il diritto d'autore, il diritto delle nuove tecnologie. Ma serve anche per far passare un concetto che però è un po', come dire, sotterraneo, cioè un po' subdolo, cioè che ci sia una proprietà come quella che abbiamo sui beni materiali anche sulle cose intellettuali, sui beni immateriali, sulle opere creative. La proprietà che noi conosciamo, quella storica, che si studia ancora adesso nel corso di diritto privato, al primo anno di giurisprudenza, è la proprietà romana, cioè che viene ancora dal diritto romano, che è la proprietà su quella terriera, sugli immobili e sui beni mobili. Ok? Quelle cose che se Antonio porta via questo computer, non lo posso usare io perché l'ha portato via. Ok, se tutti andiamo a leggere una pagina web, il valore della pagina web non diminuisce perché stiamo accedendo tutti a un contenuto e non stiamo escludendo altri dal fruire di quell'opera, di quel bene. E quindi dire che la proprietà su un bene immateriale funziona uguale, la stessa cosa della proprietà su beni materiali, è già giuridicamente improprio. Ok. Però ecco, questo utilizzo del termine proprietà intellettuale vuole un po' far passare questo messaggio, no? Quindi anche quando dicono furto, quando usano la parola furto in merito a un'opera creativa, l'accesso abusivo, ho guardato la partita su un sito che non potevo, ho rubato una password. Poi ho capito che si usa per rendere più efficace il concetto, perché sto parlando con gli amici al bar, lo capisco, però ecco, state attenti, se siamo in un contesto universitario un po' più preciso, in un articolo scientifico, ad usare questi tre termini come se fossero sinonimi. Quindi da oggi in poi lo sapete. Quindi rimaniamo che per la nostra lezione va benissimo usarli come sinonimi, perché è una lezione introduttiva, abbiamo poco tempo, non abbiamo tempo di ogni volta fare la precisazione, ma questo è il contesto americano, questo è il contesto italiano, però dovremmo dire così. Togliamoci questa paranoia terminologica, però dovete sapere, visto che siamo in un corso universitario, che in alcune sedi potrebbero rompervi le scatole sull'uso improprio di questi tre termini. E soprattutto il terzo, da usare con prudenza, con meno scioltezza rispetto agli altri due. Sugli altri due ci sarebbe anche proprio da fare un ragionamento storico, perché vengono proprio da due matrici storiche diverse, qualche parola ve la dico. Però ecco, in generale il copyright o anche diritto d'autore, qual è il senso? Perché il mondo del diritto a un certo punto ha pensato di creare delle regole sulle opere creative che simulano l'effetto della proprietà che abbiamo su questo computer, su questo tavolo, su questo telefono. Perché i tempi erano maturi e si iniziava a entrare in un'epoca industriale in cui anche le opere creative erano soggette a una produzione replicata secondo un processo industriale. Quando si cominciò a fare libri secondo un processo industriale, ci si accorse che quello che aveva il coltello dalla parte del manico tra l'autore e l'editore, che all'epoca si chiamava più publisher, colui che pubblica, colui che stampatore sarebbe, era colui che aveva la macchina per stampare, non tanto colui che aveva scritto l'opera. Ed era ovviamente, insomma, creava un conflitto sociale, no? Perché gli autori dicevano: ma come? Noi siamo quelli che abbiamo creato l'opera, siamo quelli che ci hanno messo la parte d'ingegno, la parte di creatività, e questo che venda 100 copie o ne venda 5.000, io guadagno la stessa somma. Non c'è un modo per riequilibrare questo rapporto e non lasciare che lo stampatore, solo perché ha il coltello, perché ha le macchine in mano, sostanzialmente ha la tecnologia e anche i mezzi economici per produrre copie, abbia tutto questo potere, io sia lasciato, come dire, così in disparte. Allora il diritto dice: ok, no, creiamo delle regole diverse
che non sono solamente basate sull'acquisto del manoscritto da parte, il primo acquisto del manoscritto da parte dello stampatore, e da lì in poi l'autore non aveva più grande controllo sulle sue opere. Stabiliamo delle regole che consentono all'autore di avere controllo sulle sue copie, sulle copie delle sue opere. Ecco il copyright, in che senso. E quindi in questo modo gli autori iniziano a poter monetizzare, come si usa molto adesso, una parola insomma recente, a monetizzare la loro creatività, a diventare, come dire, a vivere delle loro capacità creative. Cioè, quindi adesso poi non so quanti sono quelli che davvero, qui siamo in due che scrivono libri, non so quanto affitto, quanto mutuo paghi davvero con i libri, a meno che tu sia Bruno Vespa o Umberto Eco. Camilleri sosteneva che guadagnava meno con i libri rispetto a tante altre cose. Alle docenze, alle cose. Sì, 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 ma è così. Adesso, l'altro giorno mi hanno mandato i numeri delle copie vendute del premio Strega, e tra i primi 10 c'è gente che ha venduto 400 copie. Che è più o meno... Anche noi a questo punto. Sì, sì, possiamo tranquillamente arrivarci... Cioè, quindi, non lo so, ecco. Però il concetto era quello, cioè consentire all'autore di avere un controllo sulla diffusione delle sue opere. Ed era una cosa molto moderna, perché prima c'erano altri sistemi che tutelavano l'autore, ma funzionavano molto meno bene ed erano un po' più, come dire, ancien régime, un po' più vecchio stampo, il sistema dei privilegi a Venezia, ad esempio. Ciò nonostante, noi anche prima, perché questa diciamo, invenzione del diritto arriva nel 1700, all'inizio del 1700, dopo vi faccio vedere una pietra miliare, che è il Copyright Act della Regina Anna d'Inghilterra, 1710, eppure non è che fino al 1710 non abbiamo avuto letteratura, non abbiamo avuto musica, anzi, cioè questi tre esempi, no, uno è, penso che li riconosciate, no? Virgilio, Dante e Shakespeare. Questa qua è gente che ha scritto senza avere il diritto d'autore sulle sue opere. Nel diritto d'autore, nel copyright, nella proprietà intellettuale, potete chiamarla in tutti i modi, eppure è gente che ha vissuto bene nella sua epoca. Poi ci sono anche quelli che hanno avuto un riconoscimento come artisti postumi, no? Tipo Van Gogh, morto nella disperazione. Anche Svevo. Un sacco, gente che manco la soddisfazione di essere riconosciuto intellettualmente. Questi, ma per fortuna, già nella loro epoca, no? Vivevano, se la cavavano abbastanza bene. Si vede anche da come sono vestiti. Ma come? Virgilio, perché faceva il precettore dei figli dell'imperatore, o comunque partecipava alla vita di corte. Dante era anche lui inserito nella vita politica di Firenze, delle varie no, diatribe cittadine. Quindi era un'altra cosa. Cioè, fare l'autore voleva dire poter entrare in una certa elite di intellettuali, che però aveva una remunerazione da giri diversi, che non erano le copie, ma anche perché le copie non veniva, cioè non c'era il concetto di copia come la intendiamo noi oggi. Cioè, le copie c'erano, ma erano dei bestioni copiati a mano, preziosissimi, perché avevano, come dire, abbellimenti e miniature fatte ad hoc per la singola copia, quindi non possiamo parlare davvero di copie. E quindi il problema del ma c'è qualcuno che ci guadagna più di me, io sono quello che ha fatto lo sforzo creativo, no? Non se lo ponevano questi. Forse un po' di più Shakespeare, perché iniziavano ad andare in giro con le compagnie teatrali a mettere in scena. E allora lì è un altro tipo di diritto d'autore, che non è la copia, ma è la rappresentazione in pubblico, che è quello che noi adesso paghiamo alla SIAE quando compiliamo il bordereau. Non so se qualcuno di voi ha organizzato un matrimonio, una cresima, una festa con un circolo arci, cose del genere, compili il bordereau. Ecco, esattamente quel diritto lì, cioè è il documento che permette alla SIAE di sapere che musica hai suonato quella sera e come vengono raccolti i soldi da dare agli autori. Ed è un diritto che non è sulle copie, è sull'esecuzione in pubblico. Quindi forse Shakespeare è il primo. Cominciò a percepire quell'esigenza lì, non tanto di controllare le copie, ma di sapere quanta gente in giro per tutta l'Inghilterra stava mettendo in scena le sue opere. Ok? E arriva quindi a un certo punto, per mettere pace in questo conflitto sociale che si era creato tra categorie, la regina Anna d'Inghilterra dice no, stabilisco, faccio questo act, che noi adesso chiameremo legge, alla fine regolamento. Quando si dice AI Act, quello recente è il regolamento sull'intelligenza artificiale. E questa ha fatto un Act for Encouragement of Learning, cioè un atto per promuovere l'apprendimento. Non l'ha chiamato atto per tutelare gli autori o atto per tutelare gli editori o per mettere pace tra... No, lo scopo era incentivare la diffusione di letteratura affinché tutti ne beneficiassero. Cioè io do un diritto
metto pace in questo conflitto sociale, do un diritto agli autori e quindi io li incentivo a scrivere. Grazie a questo diritto l'autore, visto che sa che potrà vivere della sua attività creativa, è incentivato a scrivere e quindi avrò più opere e quindi avrò più materiale su cui educare i figli della nazione, i figli dell'Inghilterra, no? Perché dice by vesting the copies of printed books in the authors of purchase, cioè dice riconoscendo nelle copie degli autori un diritto che dura per un certo tempo definito in questa qui the Rain Mansion, nei tempi qua indicati. Ok, questa è una pietra miliare importante, 1710. Noi arriviamo un po' dopo, perché qui nasce il copyright, il nostro diritto d'autore è figlio della rivoluzione invece francese, non della rivoluzione industriale, un pelino dopo, potremmo dire 1789 se vogliamo mettere la classica data, no? Presa dalla Bastiglia, un po' dopo, perché 1793 è la prima legge repubblicana francese che istituisce il droit d'auteur, come lo chiamano in Francia, che poi viene portato in Italia e in Germania da Napoleone, cioè con l'espansione napoleonica. Uno degli effetti dell'espansione napoleonica è stata la codificazione civile, ha portato un modello civile amministrativo in tutta l'Europa sostanzialmente continentale, ha modernizzato i sistemi, ha unificato anche, perché noi l'Italia eravamo ancora spezzettati in vari stati, con ognuno i suoi ordinamenti amministrativi, ognuno le sue leggi civili. Arriva all'inizio dell'Ottocento questa unificazione e noi ci ereditiamo il modello francese, infatti noi siamo un paese di diritto d'autore. E quindi, vedete, figlio della rivoluzione francese che mette al centro l'intellettuale, la figura dell'intellettuale come persona autonoma che deve poter vivere grazie alla sua creatività, e quindi non più servo del potere, cioè ci sono tutte delle logiche storico-culturali, e quindi lo chiama diritto d'autore, cioè il diritto della persona che crea, che è un concetto più ampio del diritto di fare copie. Infatti noi abbiamo nel nostro diritto d'autore i cosiddetti diritti morali, che invece il modello anglo-americano non è che non ce li abbia, però insomma li percepisce molto meno centrali. Nel senso che nel contesto anglo-americano l'autore lo puoi pagare, remunerare in un certo modo, a un certo punto te lo togli di torno, nel senso che non, una volta che è stato pagato non ha più molto controllo. Nel nostro ordinamento è più difficile, perché con i diritti morali, che sono dei diritti inalienabili e inestinguibili, tu l'autore non te lo togli mai di torno davvero, perché può saltare fuori anche dopo anni, anche da morto può saltare fuori nella forma dei suoi eredi che agiscono per lui. Ok, questa cosa dopo le rivediamo meglio. Questo succede, poi, diciamo, nato il diritto d'autore, copyright, poi vive quasi serenamente per 3 secoli. Vabbè, 2 secoli, tutto il 1800, tutto il 1900, e quello inglese un po' di più, perché c'era anche, insomma, tutto il 1700. I due modelli tendono poi a sovrapporsi, nel senso che con il mondo globalizzato dagli anni 80 in poi, i modelli contrattuali iniziano a cercare di assimilare i due modelli, no? Perché tipo le licenze software sono dei modelli contrattuali che sono nati in America e noi ci siamo portati qua e li applichiamo anche nel contesto italiano, francese e tedesco, che invece sono paesi tipicamente di diritto d'autore, anche se il modello contrattuale è tipicamente anglo-americano. Ma arriva una cosa, arrivano le prime crisi di questo istituto giuridico, che aveva funzionato tendenzialmente per due secoli e mezzo, perché la prima crisi, diciamo fine anni 90, primi anni 2000, rivoluzione digitale. Rivoluzione digitale in che senso? Cioè iniziano ad arrivare tecnologie che fanno venir meno lo stesso concetto di copia, perché la copia digitale non è la copia del libro o la copia del CD o del vinile. Perché la copia digitale è un clone, cioè io duplico lo stesso elenco di bit da una cartella all'altra, è una copia, ma non perdo qualità, non so neanche qual è, a un certo punto potrei perdere il senso di qual è l'originale della copia, perché cambio nome ai file, a un certo punto non so più davvero, perché sono uguali, sono identici, sono cloni. E questa tecnologia ce l'hanno in mano tutti, cioè non c'è più bisogno di essere quello che ha le macchine per poter fare la voce in capitolo, avere voce grossa in capitolo, no, tutti hanno in tasca delle tecnologie, i famosi personal computer. Perché sono personal? Perché diventano un oggetto che entra nelle case di tutti. Ma sta roba qui è stata molto rivoluzionaria. Noi più anziani ce la ricordiamo. No, cioè, sì. Però c'è una... cioè te la ricordi la fase che tu lo mettevi il microfono davanti alla TV per registrarti le canzoni? Assolutamente. Cioè, la racconti a loro e si mettono a ridere.
Però si faceva così, oppure il tuo amico aveva la cassettina audio del concerto tale, te la passava tutte. Abbiamo fatto tutta una lezione sugli antesignani, cioè certo, come ci si arrangiavano le persone in assenza di internet. Esatto, quello. No, poi c'era un problema di spazio, cioè a un certo punto se ti compravi tutta la discografia dei Queen, dei Pink Floyd e dei Rolling Stone, a un certo punto avevi l'armadio pieno. Adesso stanno sull'unghia del mio dito mignolo. C'era un nocciolo di performing media, cioè l'idea che i media non si subiscono passivamente, ma li puoi prendere in mano e ci puoi fare... Certo, ma c'era tutto un feeling diverso. Ma non solo, poi, adesso vabbè, arriviamo allora, quindi prima crisi è questa, quindi copie facilmente archiviabili e distribuibili, cioè tutto diventa bit, quindi il problema dello spazio non esiste più, copie facilmente riproducibili con massima affidabilità, quindi il problema della qualità non esiste più, perché la differenza tra la canzone che esce dalla radio microfonata e quella sul CD la sentivi anche senza essere uno specialista, come la differenza tra un libro fotocopiato e un libro impaginato bene e uscito da una tipografia. No, adesso il problema non si pone più. E poi cambiano anche le modalità di fruizione, perché se tutto diventa digitale, allora tutto può passare attraverso un unico schermo. No, prima il cinema lo vedevi il film lo vedevi al cinema, la musica l'ascoltavi in certi posti, i VHS li andavi a noleggiare in appositi. Adesso no, passa tutto attraverso un unico aggeggio e attraverso un unico mezzo di comunicazione. A questa si aggiunge subito dopo, potrebbero essere diciamo due rovesci della stessa rivoluzione, due pezzi, però insomma quella che io chiamo l'era dell'accesso, perché nella prima rivoluzione digitale la gente acquisiva copie per poterne fruire in questi modi che vi ho detto. Si lasciava il computer acceso tutta la notte per scaricare un film, no? Perché andava lento, però poi alla mattina dopo tutto contento aprivi il film e non era quello che volevi scaricare. C'era dentro di tutto, a volte anche cose... diciamo, insomma, non proprio simpatiche. No, adesso con l'era dell'accesso cosa cambia? Cambia che abbiamo tutti una connessione a internet a costo quasi zero, una connessione ad alta banda, a banda larga, quindi il problema del devo lasciarlo acceso tutta la notte non si pone perché schiaccio e il film lo guardo, e me lo scarica quasi istantaneamente, o il CD audio, il file audio. Ma, e quindi qual è l'effetto? Che la gente non è più interessata a scaricarsi cose, cioè non tieni più copie, perché tanto ti interessa avere l'accesso alle copie, cioè avere l'accesso ai contenuti. Ti basta avere la password di Netflix e hai tutto quello che ti serve. Chi è che si fa lo sbattimento di scaricarli per riempirsi la memoria del computer quando tanto sai che sono sempre lì? O su YouTube, ok? Però in questo modo stiamo cambiando gli equilibri, cioè stiamo dando molto potere a quelli che hanno in mano i server su cui vanno a finire queste cose, quelli che chiamiamo i gatekeeper, no? Quelli che hanno le chiavi del cancello, che sono quei cinque soliti, Google, Meta, Amazon, no? Apple. Stiamo sprecando internet, il paradosso di internet, che tu spieghi nel libro, è anche quello, cioè, doveva essere il mezzo di comunicazione della democrazia in cui tutti potevano avere una finestra per parlare col mondo ed educarsi e esprimersi, e doveva essere disintermediato, in realtà è molto più intermediato del mondo precedente, perché adesso devi passare attraverso sempre i server di questi 4 o 5 se vuoi davvero affacciarti su quel mondo. Poi c'è il nerdone che si compra il suo server con l'indirizzo numerico e si affaccia. Quello non cambia di una virgola il mercato, quindi non dà fastidio. Esatto, però la massa si sposta su quelle piattaforme lì. Se tu sei uno che produce contenuti, sei una casa editrice, sei un produttrice musicale, col cavolo che puoi dire ah no, ma io YouTube non me lo filo. No, cioè devi stare al gioco del mercato. Ok? E siamo più o meno ancora adesso in quest'era qua, è l'era dell'accesso, quindi di fatto tutti hanno tra le mani la tecnologia per fare copie, cioè questo aggeggino qua che ho sul computer, che ho di fianco al computer, cioè un cellulare che noi chiamiamo cellulare ma in realtà è un computer a tutti gli effetti, a volte più potente del computer che abbiamo a casa, nel caso degli iPhone ad esempio, con delle funzioni multimediali potentissime, ci sono delle potentissime macchine per violare il copyright, no? Scaricano cose, duplicano cose, hanno l'applicazione che ti aggiunge la musica, che ti sposta la musica, che ti mette questo, ti mette quello, ti fa il deepfake, cioè hanno tutti gli strumenti concentrati in un aggeggino che abbiamo in tasca per violare il copyright, privacy con molta serenità e molta velocità, abbassando il livello di consapevolezza. Cioè gli utenti quando sono lì e giochicchiano su Instagram, su TikTok, non si rendono conto di quante regole stanno in realtà infrangendo.
che sono a volte le regole stesse della piattaforma, no? Cioè la piattaforma, se vuoi leggere i termini d'uso, ti dice un sacco di cose, non puoi farle. Poi le fanno tutti, fa niente, loro lo sanno che le fanno e te le lasciano fare, però intanto hanno detto che non puoi farle, c'è tutto un gioco di, scarico di responsabilità, esatto, è tutto un gioco di, ah no, ma io glielo ho detto, eh. Ah, poi se l'hanno fatto non volevo, ah, non venite da me, eh. Cioè, chiaro che tutti lo sanno, perché è gente che vive sulla quantità di traffico, quindi a loro davvero che si violi il copyright sulla loro piattaforma interessa relativamente. A loro fa gioco che ci sia tanto traffico sulla loro piattaforma, che ci sia tanta gente che sposta cose, che fa cose, che insulta gli altri, no? Perché la polemica viene incentivata sulle piattaforme, perché vanno gli altri curiosi a vedere se questi due si stanno scannando, ed è un po' lo sprecare internet di cui già conoscete. L'interesse ad acquisire copie diminuisce perché le opere, scusate, sono sempre disponibili in rete. Arriviamo a un punto tale in cui però la gente non avrà più l'esempio delle foto, no? Le foto non si stampano più, va a finire che poi ne hai di meno di quelle che aveva tuo nonno, che è una roba paradossale, no? Perché, minchia, ce l'avevo tutte su una chiavetta, si è sminchiata la chiavetta, ma lei ha fatto il backup, non lo so, devo guardare, poi basta, non ci pensi più, persi anni e anni di ricordi. Quindi fotografiamo qualsiasi cosa, no? Il piatto di pasta, l'uccellino che vola, il treno che è arrivato in ritardo, non conserviamo niente. O quantomeno conserviamo secondo dei criteri che sono molto meno ferrei rispetto a, e solidi rispetto al vecchio mondo, che insomma, no, la pergamena e il papiro che se ne dica ci hanno permesso di arrivare alla letteratura di millenni fa, di secoli fa. Qua abbiamo dei formati di file che 10 anni fa si leggevano, adesso non si leggono più perché devi avere il software particolare, devi avere l'aggeggio particolare. Quindi è un mondo interessante. Ma non è finita, perché la terza crisi è quella che stiamo vivendo in questi giorni, cioè 2024, in realtà tra il 2022 e il 2024, questa è veramente devastante, perché il diritto d'autore, cioè tutte le altre due ok, ma un mondo in cui l'autore non è più solamente umano, il diritto d'autore non se l'era immaginato. Cioè il diritto d'autore è antropocentrico, dopo vabbè, non ce l'ho nelle slide, però insomma, è una citazione del professor Roberto Caso che dice il diritto d'autore si chiama diritto d'autore e quindi è tutto antropocentrico, cioè pensato per l'essere umano, per la figura autore, per l'uomo che crea. Adesso arrivare a un mondo in cui non riesci più a distinguere ciò che è fatto dall'essere umano rispetto a quello che è fatto dalla macchina, crea una serie di problemi non da poco. Perché arriveremo appunto a litigare su questo l'ho fatto io, questo l'ha fatto tu, no, non l'ha fatto nessuno dei due, l'ha fatto la macchina. Oppure tutte e due l'hanno fatto con un forte contributo della macchina, ma hanno usato la stessa macchina, lo stesso software e quindi hanno fatto una cosa molto simile. Sarà una bella sfida.